Buongiorno a tutti voi. Ci rincontriamo per la terza volta alla presentazione di un nuovo mister. Segnale che qualcosa sicuramente non è andata per il verso giusto. In questo caso c'è anche la tipicità del periodo, perché cambiare un allenatore all'inizio, prima dell'inizio di playoff, non è sicuramente una cosa usuale. D'altra parte abbiamo ritenuto opportuno, per una serie di atteggiamenti o di riproporsi di situazioni che abbiamo ritenuto negative nelle ultime due settimane. Naturalmente le regole del calcio, che sono totalmente ingiuste e sommarie, alla fine a pagare è sempre il mister, anche se ci tengo a fare un sentitissimo ringraziamento a mister Toma, e ritengo che lui abbia fatto comunque molto bene a Lecce, e ha fatto una media punti importante, ha vinto la moltitudine delle partite e sicuramente ha portato dei miglioramenti sia a livello tattico che a livello fisico che a livello psicologico. Evidentemente ciò non è bastato, anche complice del fatto che la nostra antagonista, il Trapani, ha fatto un campionato assolutamente eccezionale e quindi è stato giusto così. Noi non abbiamo saputo sfruttare i momenti, a volte per carenza di personalità, a volte per altri motivi. Fatto sta che la paura playoff si è materializzata e adesso bisogna smettere di piangere sul latte versato e proiettarsi a questa che sarà un'impresa comunque molto molto difficile e non dobbiamo dare nulla per scontato. Abbiamo scelto insieme al presidente il mister Agostinetti perché rappresenta sicuramente uno stacco forte ed è stata una scelta di serietà e sobrietà, che sono state le caratteristiche che mi hanno immediatamente colpito del mister. Poi parliamo di un mister con le spalle larghe, con molta esperienza e con tanti risultati positivi. Quindi penso che possa garantire un'ottima gestione sia umana che tattica per quella che comunque la nostra squadra è in questa piazza importante. Quindi siamo molto molto contenti e convinti di aver fatto la scelta giusta. Se avete domande sono a disposizione, altrimenti passo la parola al mister. Direttore, una sola domanda, se permetti. Mi dica. È molto grave questo Lecce, è malato molto grave per poter dare questa svolta così forte? È un ammalato molto grave. È un ammalato che guarisce per un periodo e poi ci ricasca, perché comunque noi abbiamo fatto un campionato molto importante, perché poi è vero, noi siamo il Lecce, la tradizione, il blasone, abbiamo iniziato la stagione in una situazione molto molto particolare che voi conoscete quanto me. Non è stato un campionato deludente, lo è stato deludente in virtù del fatto proprio dell'inizio e nella gestione del campionato, quindi abbiamo avuto parecchi momenti di blackout e per quanto in campionato si possano sempre recuperare, i playoff, i blackout non sono permessi. Naturalmente è anche il momento di una grossa presa di responsabilità da parte dei calciatori, che adesso, oltre a dimostrare di essere ottimi calciatori, devono dimostrare di essere uomini, e bisogna smettere di parlare di ciò che hanno fatto, ma è il momento di iniziare a parlare di ciò che non hanno fatto quest'anno, perché altrimenti dei grandi giocatori rimane solo la boria del passato. Adesso è il momento di concentrarsi e fare una presa di responsabilità, perché poi in fin dei conti sono sempre loro che vanno in campo e magari in virtù di queste regole, che non si può cambiare sempre l'intera squadra, saltano persone che comunque hanno dato massima dedizione e impegno a questa causa.
Questo dicendo questo vuol dire che c'è una partecipazione di responsabilità tra allenatore e giocatori? Ma per me hanno anche, certo, delle responsabilità i giocatori. Probabilmente hanno sempre ritenuto che potessero in qualsiasi momento recuperare questo campionato. Così non è stato, perché il Trapani si è dimostrato più quadrato e più mentalizzato. E alla fine quello che loro ritenevano si è dimostrato sbagliato. E i punti che hanno perso in maniera sciocca non li abbiamo più recuperati. Spero che abbiano capito che non si può più continuare in questa maniera, che nei playoff serve prima una grande capacità mentale per poterli affrontare, una grande forza mentale, e poi viene tutto il resto. E poi non saranno comunque più accettati in nessuna maniera certi tipi di atteggiamento poco consoni, cambieremo anche il nostro registro gestionale con loro, e non escluso anche, anzi è quasi sicuro, che noi dalla prossima settimana andremo a tempo indeterminato in ritiro per eliminare qualsiasi tipo di velleità o problematica. Penso che andremo via dal Salento non per privare alla gente della sua squadra, ma per cercare di raggiungere la tranquillità necessaria per avere un controllo maggiore. L'ultima cosa, direttore. Mi dica. Si è strappato questo bel idillio fra tifoseria e squadra dopo quanto è accaduto con la Bironetta? Ma io mi auguro fortemente di no. Sicuramente un po' di delusione c'è ed è giustificata, perché in alcune occasioni, non ultima quella contro l'Albino Leffe, purtroppo il Lecce, metto tutte le componenti, non solo i giocatori, non è stata all'altezza del pubblico, e di questo lo riconosciamo, e starà a noi cercare di recuperare la fiducia e l'entusiasmo della gente. Quindi ci saranno delle iniziative per portare quanto più gente possibile in queste partite? Per quello che possiamo fare noi, sì, però la gestione delle partite di playoff ce l'ha la Lega, quindi se lei mi chiede se posso applicare dei prezzi per popolari, non è nelle nostre possibilità. Un'ultima cosa, il contratto di Mister Cucchinetti, come si legge, è solo per questi playoff? No. Allora, una cosa che abbiamo apprezzato di mister Gustinetti è che non ci ha messo il coltello alla gola, però non fraintendete, noi non abbiamo scelto mister Gustinetti perché mi ha chiesto, non ha avuto altre velleità, noi abbiamo scelto mister Gustinetti anche perché poi anche tutti gli altri allenatori contattati avrebbero accettato quelle che sono le nostre condizioni. È naturale che io vedo in Elio Gustinetti anche un discorso prospettico. Lui ha rispettato questo momento di impreparazione societaria, perché non si aspettava di fare una cosa del genere, e quindi ha accettato con entusiasmo, con serietà questo incarico, ma sicuramente il mister Gustinetti è un allenatore che noi riteniamo di prospettiva, e quindi se dovesse fare bene ha grandissime possibilità, anzi è quasi certo che continuerà a guidare il Lecce anche nelle prossime stagioni. Grazie. Volevo sulla partecipazione del pubblico, integrando un po' la domanda di Giancarlo. Quindi decide tutto la Lega senza sentirvi, la società non può prendere delle decisioni per fare in modo che ci vada molta gente, che si crei un'atmosfera, un clima molto... Può proporre, ma non può decidere. Quindi può proporre, ma anche la gestione degli accrediti. Cioè, la gestione degli accrediti sarà della Lega, quindi avremo anche problematiche, ma fa parte sempre di una Lega un po' arretrata, un po'... Quindi noi cercheremo di sensibilizzare il più possibile, anche perché sarebbe bello, insomma, vivere con più gente possibile questo momento importante. Passiamo la parola al mister. Più centrale. Sì, così per scoprire. Questo qui è il nostro della creazione. Sì, scusa. Alcuni di voi innanzitutto saluto, perché li ho visti
in altre circostanze, quando da allenatore avversario mi sedevo qua a fare, alcune volte gioendo, alcune volte col dispiacere di aver perso la partita, visto che affrontavamo sempre delle grandissime squadre quando venivamo da avversari. La cosa è stata improvvisa, quanto pensate anche voi. Anch'io ho avuto, e di questo mi dispiace tantissimo, perché io vi posso assicurare che sono stimatissimo dai miei colleghi allenatori e sono dispiaciutissimo quando ci sono degli esoneri, perché io li ho avuti nella stessa maniera alla quale è successo al vostro allenatore. Una volta stavo vincendo il campionato a Reggio, 5 giornate dalla fine mi hanno esonerato, portandomi via la Serie A, con l'Albino Lefe a 77 punti, che poi playoff fatti con il Lecce a una giornata dalla fine esonerato. So quanto c'è di rammarico e di dispiacere, e lo faccio completamente nei confronti, anche se non lo conosco personalmente, dell'allenatore precedente. Però, come diceva il Presidente, se hanno deciso di fare in questa maniera, probabilmente c'è qualcosa che non quadrava o che loro ritenevano opportuno di cercare di risolvere. Non pensate che io sia abbastanza inesperto. Ho giocato parecchi playoff vincendoli con società più piccole rispetto a quelle più blasonate, vedi Albino Lefe contro il Pisa, vedi in altre circostanze, altri li ho persi e so di quanta difficoltà c'è a intraprenderli e a cercare in questo momento di far stare i giocatori nella giusta compattezza, perché adesso vince la squadra, non vince nient'altro, vince la squadra e vince il supporto dei tifosi e di tutti noi che possiamo stargli vicini, perché loro devono tirar fuori dell'energia che magari un campionato così lungo e dispersivo ha potuto dare a loro. Adesso ci deve essere una grande componente di forze, al di là dell'allenatore che è arrivato adesso e che ha le sue idee e che deve fare in poco tempo le sue scelte, prendere visione nel minor tempo possibile di quelle che sono le esigenze della squadra, e questo è un compito abbastanza impegnativo che mi aspetta, ma che mi dà anche grande entusiasmo nel farlo. Adesso dobbiamo essere tutti bravi noi addetti, e io vi ci metto in prima persona, perché se siete qua così numerosi vuol dire che la città segue il calcio in maniera molto importante. Non vi nego che è la prima volta che io da allenatore, al di là di Reggio Calabria, che è una città abbastanza grande, ho una folta rappresentanza di giornalisti. Questo fa capire di quanto voi ci teniate alla squadra, e per tenere alla squadra bisogna in questo momento qua lasciare perdere tutto quello che è successo. Inizia un campionato nuovo. Ci auguriamo ci siano 4 partite che possano poi fare il salto di qualità a un'annata che magari ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Cioè, io che le vivevo da lontano le cose da Bergamo e che vedevo spesse volte le partite in televisione che trasmettevano, ci si rendeva conto di quanto potenzialità avesse la squadra, che magari se non ha vinto il campionato qualche cosa che non è girato per il verso giusto, al di là del meriti che naturalmente bisogna fare al Trapani, che io identifico un pochino nell'Albino Lefe mio dei vecchi tempi, quando in modo molto spregiudicato, molto senza grande pressione, si vinceva tutto senza batter ciglio nei confronti anche di squadre molto più blasonate. Invece noi dobbiamo diventare, essere l'outsider in questo momento qua. I giocatori devono capire che si devono giocare un qualcosa di importante in questi 20 giorni, lasciando perdere tutto quello che è successo. Devono ricompattarsi, devono tirar fuori energie importanti, perché le squadre che affrontiamo sono squadre, e io l'ho viste giocare, molto insidiose. Perciò il blasone non c'entra più, l'aver giocato in Serie A non c'entra più, bisogna essere la stessa pari dell'avversario, aver fame di vittorie, cosa che forse un pochino è mancata a questa squadra quest'anno. Tutti dicevano che avrebbero vinto il campionato a mani basse, che la squadra è di categoria superiore. Questo non basta giocando al calcio. Non basta, bisogna far sacrificio, farlo ancora in questi 20 giorni, perché poi è bello poter gioire ed esultare di aver fatto qualcosa
e c'è ancora la possibilità di poterlo fare, di importante, perché Lecce si merita dei palcoscenici diversi. Io sono venuto qua tante volte da allenatore avversario, so, c'era tantissima gente allo stadio in alcune volte quando la squadra andava bene, alcune volte meno bene, ma sempre con un grande attaccamento, una grande passione. Io che assistevo da allenatore e vedevo sugli spalti tanta gente che incitava la propria squadra. Ecco, io chiedo a voi e a loro, visto che voi siete tutti tifosi, siete i primi tifosi forse della squadra, in questo momento qua di lasciar perdere un pochino tutto quello che è successo, cerchiamo di far quadrato intorno. Comunico ancora il mio dispiacere, anche se non lo conosco personalmente, come vi dicevo prima, al mister, perché queste sofferenze qua le ho patite anch'io, di essere esonerato a traguardo quasi raggiunto. Perciò adesso il mio compito sarà quello, insieme alla società, a voi stessi e a tutti i tifosi, di ricompattarci, che è la cosa più bella che possiamo ancora fare. Diamo spazio a domande dei giornalisti. C'è Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Come può un allenatore, per quanto di esperienza provata come lei, calarsi in questo periodo che è così ristretto? Ci deve essere un'essenza di pensiero e la capacità di trasmettere le idee. Sì, questo non... la sua intelligenza è sicuramente non stravolgere, ma ovviamente rispettare anche quello che è il suo dettamento. Questo è fuori di dubbio. È la prima volta che mi capita, perché io ho sempre allenato le squadre dall'inizio dell'anno e vi assicuro che è molto più facile, perché si ha molto tempo dilatato nell'aspettativa, poi si può avere tempo anche di cambiare modulo, di fare. Qua bisogna avere le idee già chiare, sapere grosso modo in alternativa caratteristiche e qualità dei giocatori, e la mia documentazione sarà approfondita in questo ultimo periodo, ma anche di avere un contatto diretto anche motivazionale nei confronti dei ragazzi, dei giocatori. In questo momento è quello che mi preme più di tutto, di vedere gente che vuole ancora sputare il sangue per questa maglia, che è la cosa più importante in questo momento, perché se non c'è questo non ci sono moduli che tengano. L'hanno dimostrato tante squadre, la forza di una squadra non è tante volte nel modulo, ma nel carattere, nella mentalità che riesce a trasferire negli allenamenti per poi concretizzarla nella partita, che è poi il raggiungimento finale di tutto quello che si fa durante la settimana. Per quello che a loro sarà chiesto anche di fare dei sacrifici che esulano da quello che sono le... So che Lecce c'è anche il clima bello, si sta in giro fino a tardi, questo non deve più succedere, ci si deve concentrare sul campo, l'alimentazione deve essere fondamentale, cominceranno i primi caldi, cominceranno a giocare ugualmente le partite nel pomeriggio, è tutta una cosa nuova che bisogna sperimentare, la tensione che salirà a 1000, perché loro devono dimostrare di essere il Lecce, e di questo dobbiamo tenerne conto, farli arrivare anche tranquilli e sereni senza che tremino le gambe. Questo è uno degli obiettivi principali, al di là dei moduli tattici che naturalmente... Parlerà con Coma? Io spero di incontrarlo, di poterlo... Le sarà utile? Ho visto già un po' di partite, ho visto già come faceva giocare la squadra. È chiaro che ogni allenatore ha le proprie idee calcistiche, poi a me diventa difficile in poco tempo stravolgere tutto, ma non lo voglio neanche fare. Tanti giocatori, non vi nego, li ho frottati tantissime volte da avversario, perciò cercavo di prenderne le contromisure, spererò di far sì che si riescano a esprimere nel miglior modo, pur nei miei concetti di calcio, senza lasciare preclusione a nessuno naturalmente, perché è giusto che anche la condizione atletica sia una dote di fondamentale importanza in questo momento. Ho visto la squadra che secondo me nelle ultime gare, nelle ultime partite, è stata un pochino bloccata anche dall'aspetto... Non mi sembrava una squadra stanca, mi sembrava una squadra un po' bloccata, avendo visto sfuggire l'obiettivo che per tanto tempo aveva nella testa, sfumato magari per una partita pareggiata quando la meritavi di vincere, perché tante sono state le partite che il Lecce meritava di vincere, che magari non ha vinto, e questo ti crea ancora un po' più di ansia. Per quanto riguarda poi i moduli, cose di questo genere, il calcio è semplice. Con dei piccoli accorgimenti si gioca in tutti i moduli. Non pensate che sia così difficile e impegnativo. Sono le motivazioni che in questo momento devono diventare di fondamentale importanza.
Una domanda da parte di Elio Donno del Corriere dello Sport. Salve mister, lei ha detto molti anni che sarà il calcio, quindi ho conosciuto centinaia di giocatori. Le chiedo di questa rosa del Lecce, conosce in particolare qualche giocatore o addirittura ne ha allenato qualcuno? No, allenati non ho avuto il piacere di allenarne. Ma li ho affrontati tante volte, tanti di loro, perché alcuni hanno dei trascorsi calcistici molto importanti, alcuni nel Lecce stesso, altri in altre squadre, perciò tanti li ho visti giocare quest'anno, dovrò documentarmi ancora meglio su alcuni perché per voi sono più certezze rispetto a me che vivevo molto lontano, non avendo avuto la possibilità di... è stata improvvisa sta chiamata che anch'io sul Lecce non ero afferrato magari... su certe cose, però si fa la svelta, sono già stato messo a disposizione con parecchi filmati, farò un po' le ore piccole, però questo lo faccio volentieri. Però quello che mi preme in questo momento è di dare tranquillità e serenità e di dare quei concetti che secondo me fanno la forza di una squadra. Difendersi in 11 e attaccare in 11, che è un concetto di base, se si vogliono vincere le partite. Direttore, non ti parlo dell'idea del ritiro da lunedì. Dire uno stop sino alla fine della... No, adesso la data non l'abbiamo ancora scelta. No, lo porterete sino all'ultima. Adesso dobbiamo. Non mi sembra che abbia detto questo. Stiamo ancora decidendo perché dobbiamo trovare anche poi una locazione giusta. Sappiamo che andiamo a giocare sul sintetico, siccome io l'anno scorso ero a Spezia, so quanto sia impegnativo giocare sul sintetico. Se ci si fanno troppi allenamenti, le gambe fanno in una certa maniera, se non si fanno in modo adeguato. Non ci si adegua bene al campo, dobbiamo avere la giusta misura nel fare anche queste cose, perciò se andiamo via dobbiamo trovare una struttura che ci possa permettere di fare sia uno che l'altro. È anche altrettanto vero che stando via io riesco a conoscere, se riusciamo, anche se si sta qua non è che non ho la disponibilità ai giocatori, però il trovare la giusta serenità, il parlare di più con i giocatori, se decidiamo di andare via qualche giorno è anche in funzione di questo, mettere me nella condizione di... nel più breve tempo possibile colmare il gap di conoscenza che in questo momento non ho, anche caratteriale nei loro confronti. Massimo Barbano della Gazzetta del Mezzogiorno, il prossimo. Piacere mio. Lei ha già risposto in pratica a questa domanda dicendo che i moduli in realtà poi con dei piccoli accorgimenti sono tutti uguali, comunque, ma in linea di massima qual è la sua idea di gioco? Beh, io non vi nego che ho sempre giocato con le mie squadre con 4-2-3-1. So che il mister giocava con questo modulo, so anche che potrebbero esserci invece delle correzioni, cioè vi spiego perché avendo tanti giocatori in certe zone del campo, soprattutto in fase d'attacco, in una certa maniera viene semplice dire giochiamo con le quattro punte ed abbiamo risolto il problema, invece l'equilibrio della squadra sta alla base di tutti gli schemi e sistemi di gioco. Perciò io nella reciproca conoscenza, perché un conto è averli da avversari e un conto è averli poi adesso riaffrontandoli magari dopo 4-5 anni della loro storia calcistica, non so bene degli infortuni e tutte queste cose qua che parlerò col dottore adesso, e di conseguenza anche in funzione di questo. Però così vedendo la squadra potrebbero esserci anche delle variazioni. È chiaro che devo prenderne visione nel più breve tempo possibile, perché non si può improvvisare niente. In questo momento qua non posso permettermi questo lusso. Lino De Laurentiis del Nuovo Quotidiano di Puglia. Benvenuto. Nella scelta del modulo, quindi del modo di stare in campo, no? Lei ascolterà anche il pensiero dei calciatori, perché magari ci può essere qualcuno deluso, soprattutto nell'ultimo periodo. Lei per farsi un'idea e poi... No, vabbè, è chiaro che io sono abbastanza democratico, fino a un certo punto, no, dico fino a un certo punto, perché mi piace ascoltare il parere di tutti, però è quello che poi vedo sul campo che è la cosa più importante, perché dicevo prima, io voglio 11 persone che vanno in campo al di là dei moduli, che tutti difendano, che tutti attacchino, perché questo è il gioco del calcio. Ce l'hanno dimostrato le squadre tedesche in quest'annata, dove giocatori che fino a 2-3 anni fa la fase difensiva la facevano pensando alle fidanzate in tribuna, e adesso i vari Robben, i vari Ribéry, Müller e chi per esso hanno dimostrato che invece si può fare sia una cosa che l'altra. È chiaro che avendo a disposizione una squadra che secondo me ha facilità di fraseggio, come piace a me, ha possibilità tecnica
in una certa maniera, portare via questa grande prerogativa sarebbe un massacro. Non posso pensare di stravolgere, però i giusti equilibri, secondo me, con dei piccoli accorgimenti si possono avere per esaltare ancora di più le loro qualità. Una cosa di fondamentale importanza è rendermi conto della condizione atletica, che mi sembra la squadra abbia fatto dei carichi di lavoro per prepararsi anche a questa eventualità. Io mi auguro che sia stato così, che diventa una cosa oltremodo importante. Lentella, non dimentichiamoci che ha avuto una settimana ancora di più per potersi preparare, e di farlo sul sintetico, che so che chi ci si allena con continuità può mettere in difficoltà, noi dobbiamo essere pronti a tutto. Cioè, ben sapendo che poi, essendosi classificati secondi, sapete, è un'arma che può tornare molto a vantaggio e la dobbiamo sfruttare. Giancarlo Castrignano di Radio Lega. Sì, benvenuto. Grazie. Cioè, in bocca al lupo per questa esperienza. Grazie. Proprio un po' la parte della domanda, l'ultima parte a cui hai risposto, mi pare. Lavorerà soprattutto sulla testa, quanto uno deve capire, però conterà anche l'aspetto atletico, quindi volevo sapere come si regolerà in conseguenza. Infatti adesso io sono arrivato ieri, ho deciso insieme a loro ieri sera di posare questa causa, come era giusto che fosse. Prima io dovevo piacere a loro, c'era la persona giusta in questo momento. Non ho fatto nessuna forzatura, ma non l'hanno fatta neanche loro. Io ero a casa bello tranquillo, che mi godevo il calcio da fuori, senza ansia, senza niente. Mi sono trovato ricatapultato ora in questa realtà qua, ma con grande entusiasmo, perché il nostro lavoro è bello se lo si fa poi sul campo con i giocatori, e non vedo l'ora di ricominciare a farlo. La testa fa muovere tutto. Se un giocatore gioca con ansia lo si vede lontano un miglio, se un giocatore sta pensando qualche cosa d'altro lo si vede un miglio. Durante la partita, voi che ne vedete tante, sapete quanto è difficile trovarli tutti sempre sul pezzo e tutti a posto. Questo noi dobbiamo invece fare. Quegli 11 e quelli che verranno in panchina devono essere sul pezzo completamente, sia a partita in corso che a partita che si gioca, che l'eventualità qualsiasi, che si vinca, che si perda, che si cambi modulo, devono essere di totale disposizione. Perché qua non c'è più tempo per poter aspettare. Qui si gioca e si dà tutto. E chi non lo dà per 90 minuti lo potrà fare per 50, 40, 60, lo vedremo. Deve dare per la causa tutto quello che ha dentro. Solo così si vince. Perché se pensiamo ancora gli altri sono più deboli, gli altri così, no. Questo momento qua vince chi è più saldo di nervi, è più giocatore, che si assume delle proprie responsabilità. E mi sembra che qua di giocatori, e l'avete richiamata anche voi questa cosa, i giocatori devono sapere che è bello vincere, è bello gioire poi alla fine delle partite insieme ai tifosi, insieme alle famiglie. Ed è brutto perdere, è brutto essere insultati, è brutto essere, ed è bello invece far sacrificio per ottenere poi, far sacrificio per poi ottenere, ed è la loro vita deve essere giocare a calcio. La domanda da parte di Umberto Verri del giornale. Il tele, innanzitutto ben arrivato, ma al di là di tutto, Lecce come secondo ha dei vantaggi. Praticamente 4 pareggi potrebbero essere sufficienti per ottenere la promozione. E la formazione e comunque l'assetto tattico sarà anche, fra virgolette, legato a questo tipo di situazione? Ma guardate, io penso che Lecce abbia avuto il secondo attacco, mi sembra, no? Come numeri, una difesa forse non, però mi sembra neanche la peggiore che possa esserci. No, mi pare che sia la quinta. Cioè, fa poco colimare. È chiaro che vincono i campionati le squadre che subiscono meno gol, questo è fuori di dubbio, però non è sempre questa la ricetta giusta. Perché se tu hai una squadra tecnica e gli chiedi di difendere, è giusto che cambi completamente tutti i giocatori. E non mi sembra che sia il caso di questa squadra qui, che è basata ed è stata costruita per giocare al calcio. Con dei piccoli accorgimenti è chiaro che bisogna trovare l'intensità, perché secondo me questa squadra, e io l'ho vista giocare parecchie volte, ha concretizzato molto poco rispetto al volume di gioco che ha sempre creato. E nel momento topico della gara ha subito su un calcio d'angolo, su una situazione estemporanea, su una palla persa. Ecco, su queste cose qua che possono andare a inficiare il risultato. Ma io penso che la squadra
abbia sempre dato dimostrazione di essere una squadra che sapeva giocare al calcio, vista da fuori naturalmente, poi delle problematiche interne non ne sono ancora bene a conoscenza. Perché per essere dei guerrieri bisogna sentirsi dei guerrieri, se uno non ce l'ha dentro bisogna tirargli fuori anche delle altre caratteristiche, che sono le giocate, che sono fare il gol, che sono far gol al compagno. Se io non sono un grande difendente, difendo in due, al posto giusto, al momento giusto. Una domanda da parte di Lorenzi, se non del quotidiano. Il mister Antoscato ieri mi diceva che mister Bustinetti non era d'accordo nel corso della sua carriera per quanto avrebbe meritato l'occasione per recuperare. Vabbè, chiaro, vincere campionati è sempre bello. Io vi posso assicurare che in tutte le squadre che sono stato ho fatto il record di punti, sia che fosse l'Arezzo, che fosse la Regina, che fosse il Grosseto, che fosse, e con squadre magari non fortissime, per quello che dico, con squadre non fortissime alle volte ottieni dei risultati perché hanno delle qualità caratteristiche, e noi invece dobbiamo far sì che questi ragazzi si sentano umili a disposizione dei compagni. Che ho ottenuto di meno? Forse sì, forse no, forse ci ho messo del mio. Perché quando una giornata dalla fine magari insulti il presidente o cose di questo genere ti caccia, le colpe sono mie. Quando magari sei troppo intransigente nei confronti di qualcuno, è successo anche questo. Questo non deve esulare dal fatto che le mie squadre hanno sempre giocato un calcio discreto. Sono sempre state squadre, ecco, sinceramente, questo mi ha sempre gratificato. Poi, come dicevo prima, io ho giocato in modi smisurati, poi mi avete chiesto il modulo mio di gioco. È chiaro che bisogna essere disposti, visto le condizioni che si possono attuare, nel contesto della gara e della partita, a fare dei piccoli accorgimenti e saperle variare. Però, alla domanda tua, è chiaro che io ho un bel ricordo dei giocatori come loro hanno di me, perché forse tanti io li ho recuperati, li ho riesaltati al mondo del calcio. Ho la pazienza di stargli dietro, di fare anche con loro fino a tarda serata se hanno bisogno di calciare in porta, di crossare, sono di totale disposizione nei loro confronti, basta che ci mettano l'impegno. Io voglio da loro totale disposizione perché devono capire che questo lavoro è il più bello che c'è. Se ne accorgeranno quando non lo fanno più, il lavoro dei calciatori quanto è bello. C'è una domanda da Francesco Renda, da Lecce da Fare. Prego Francesco. Benvenuto, mister. Volevo spostare un attimo l'attenzione sugli avversari. Se invece in linea teorica replicasse i risultati che sono avuti nel campionato, avrebbe la meglio sull'Entella, l'avrebbe anche in virtù della migliore posizione sul Sud Tirol, non l'avrebbe nei confronti del Cardi. Le volevo chiedere, perché ha perduto l'andata e ha pareggiato qua di loro. Le volevo chiedere, è questa effettivamente la scala dei valori, cioè il Carpi secondo lei l'avversario più ostico per il Lecce? E poi se lei dà particolarmente attenzione alle caratteristiche degli avversari, nel senso se studia caratteristiche e filmati per trasmettere la squadra o pensa più al gioco del Lecce piuttosto che... No, beh, in questo momento devo abbinare le due cose. Prima prendere visione della squadra mia, che c'ho tempo per poterlo fare, è molto risicato in questo ultimo periodo qua. Poi è chiaro, con dei piccoli accorgimenti, senza snaturare più di tanto, perché se snaturo tutto poi non ha senso, non ha logica, di prendere delle contromisure sull'avversario. Questa è la tattica d'inizio che uno deve fare, deve saper fare. È chiaro che studio le squadre avversarie, ma mi piace anche portare avanti la mia mentalità calcistica e di gioco e di inculcarle ai giocatori. Non è che faccio la partita a specchio sull'avversario, faccio dei piccoli accorgimenti, perché sennò... Cioè, non posso dire a Giacobazzi di farmi il difensore sempre, se no gli porto via. Cioè, non è che posso dire, cioè, se Banton cosa devi fare? No, poi sai, sono partite tutte particolari queste, dove, come dicevo prima, innanzitutto bisogna e deve esserci un pizzico di fortuna, cosa che tante volte quest'anno non ha contraddistinto il Lecce in alcune gare, in alcune partite. Però la fortuna bisogna andare a cercarsela. Fortuna vuol dire anche cattiveria nel calciare in porta, cattiveria nel contrastare, cattiveria nel non farsi saltare dall'avversario. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare probabilmente per raggruppare ancora tutto. Fermo restando che io ho visto la partita ieri sera insieme ad Antonio
giocata con Lentella, cioè, se, è chiaro, se la partita finiva 6-3 o 7-3 la vede negli occhi tutti, no? Però come dicevo prima, la cattiveria, si vedeva lontano un miglio che mancava quella, è cosa che dobbiamo ritrovare purtroppo, perché il non far gol o non saltare e subire un'autorete sul primo calcio d'angolo che fanno gli avversari, o tu tiri in porta, il portiere la para perché magari 10 km in meno di velocità, e tutte queste cose, l'atteggiamento che diventa importante. Un giocatore lo si vede dagli occhi subito prima della partita, se c'è o non c'è. Io allenatore ne ho fatte tante di partite, di panchine, perché sembra così, ma ne ho festeggiate le 1000 quasi. Perché ho avuto la sfortuna di farmi male giovane e ho iniziato a 32 anni a fare l'allenatore. Perciò li vedo negli occhi io se ci sono o no i giocatori, se sono timorosi. Quando un giocatore grida nello spogliatoio e si carica, vuol dire che lo vedi negli occhi che è carico. Dopo la comunanza con tutti gli altri, perciò dobbiamo creare l'occhio giusto per che fa vedere. Il campo è più forte delle altre due o no, secondo me? Ma guardi, cioè, il campionato è stato molto equilibrato. Molto equilibrato perché secondo me hanno avuto a livello ciclico alcune squadre dei periodi più o meno negativi, che sono coincisi anche magari con i cambi d'allenatore e riproporre delle cose nuove. Però sono tutte squadre insidiose queste, chi per la gioventù, chi per la spregiudicatezza, chi per la bravura dei giocatori che ha a disposizione. Cioè io dall'Entella ho allenato due giocatori e vi assicuro che sono non forti, straforti, Vannucchi e Bianchi, e di conseguenza so delle difficoltà che ci sono, però le difficoltà vanno affrontate e vanno superate se si vuole arrivare in alto, se no siamo qua a raccontarci aria fritta. C'era un'altra domanda da parte di Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport. Mister, un primo passaggio, si è lasciato sfuggire che alcune volte basta mandare il presidente a quel paese a una giornata alla conclusione. Oggi, scherzando, il presidente Zanino De Sola ha detto: io evidentemente sto già avanti di una puntata, perché avendo avuto personaggi tosti come Foti e Camilli potrei passare. E beh, anche Andrea Oletti è tosto, eh? Non pensate. Potrei passare per un Santerello, quindi è già vaccinato. Chi, presidente? Lei è vaccinato. No, vabbè, ma vabbè, ma no, no, io devo essere sincero. Quando tu fai 77 punti in un campionato e vai a criticare l'allenatore che ha l'Albino Leffe, cioè io non la trovo comprensibile la cosa. Poi sbrocchi, è una cosa normale che potrebbe succedere anche a voi. Poi c'è chi blocca in maniera diplomatica e chi sbrocca in modo eclatante, che poi vengono riportate delle cose che non hanno una logica, no? Cioè, che tu dici: io i miei giocatori, chi mi tocca i miei giocatori, gli do un cartone in faccia. In quel momento lì era presidente, nel senso buono, figurativo, come se fossi qua con voi: chi mi tocca i miei giocatori, guai che hanno fatto sto campionato, e te esonerano perché viene riportata che io volevo dare un cazzotto al presidente. Cioè non è questa la logica, no? Detto giusto, questo, riportato. E poi non essendo nella possibilità di poter replicare, perché non l'ho detta sta cosa, perciò va bene così. È chiaro che i presidenti forti a me piacciono, perché ci ho conviso con loro per 20 annate calcistiche, non so quante, ottenendo sempre dei grandi risultati, perché i presidenti caratteriali sono quelli che fanno i risultati. Mister, qual è stato il giocatore più forte che lei ha allenato in carriera? Sono quali l'hai avuto Piniglia? No? Sì, ho avuto Piniglia, indubbiamente, però se vado indietro con gli anni ho avuto Possanzini, ho avuto giocatori importantissimi, ne avete parlato prima di Elvis Abruscato, ne ho avuti tanti in qualsiasi ruolo, che erano giovanissimi, che poi hanno fatto. Il più forte che ho allenato comunque, che era un ragazzino, è stato Diamanti, per qualità tecniche, per prospettive di carriera. Però vi posso assicurare che un centravanti come Piniglia, e l'avete visto qua voi quando io sono arrivato con il Grosseto che vincevamo 2-0 ed è uscito lui, senza nulla togliere a tutti gli altri, naturalmente, perché avevo degli ottimi centravanti anche di riserva, lo strapotere fisico di qualche giocatore fa la differenza. E voi alcuni qui in casa li avete, di giocatori che hanno fatto la differenza in tante gare, in tante partite. Però io devo ritornare a essere quelli che facevano la differenza. C'è una domanda da parte di Luigi D'Ambrosio del Colpo di Tacco.
mister Re ha dimostrato di essere soprattutto coraggioso ad accettare questa sfida. Io mi dico, ma ha già avuto modo di incontrare i ragazzi, i giocatori, oppure quando lo fa la cosa di là? Allora, prima di tutto sono arrivato ieri sera trovando l'unico posto libero che c'era sull'aereo da Bergamo, che scendeva per Brindisi, se no sarebbe stata dura arrivarci. Perciò ho fatto spostare l'allenamento di questa mattina, perché bisognava fare anche delle formalità, cioè prima che potessi allenare i giocatori, firmare il contratto. No, non potevo permettermi questo lusso, cosa che è avvenuta stamattina. Loro ho dovuto rimandare l'allenamento al pomeriggio, con grande dispiacere, perché con ansia sto aspettando di poterli guardare in faccia, per rendermi conto nel più breve tempo possibile e avere le sensazioni loro di questo momento qui. Perciò vi chiedo, se io adesso metto voi nella condizione migliore di poter assistere agli allenamenti, di fare tutte queste cose, di fare, perché nel mio concetto di calcio è così, nella libertà di tutte le cose, però nel rispetto anche di tutte le cose. Adesso dobbiamo compattarci tutti. Una parola spesa bene o spesa male in questo momento qua vale tantissimo, sia da parte mia che da parte vostra. Una domanda da parte di Francesco Romano, Pianeta Lecce. Sì, mister, volevo chiederle... Buongiorno. Buongiorno. Lei è stata maltrattata in queste ultime ore, quindi vorrei ritornare un po' indietro. Domenica, al Milan F Lecce finisce 2-1, il pensiero di Bustinetti da esterno. Pensiero di Bustinetti? Questo Lecce nei playoff che cosa può fare? No, non, siccome non conoscevo nessuno del Lecce, vi posso assicurare, anche se loro abitano a Bergamo da tanti anni, non li conoscevo personalmente. Non mi immaginavo mai di essere chiamato dal Lecce. Perciò vivevo questa partita in modo disinteressato, come ho seguito il Lecce sempre prima, guardandolo, osservandolo e vedendo la partita naturalmente in modo distaccato, ma siccome non l'ho vista perché ero a vedere altre partite, di conseguenza non avevo nessuna sensazione. Forse non mi sono spiegato meglio. Lei da esterno, domenica, facendosi il punto, insomma, Lecce, Virtus Entella, Carpi e Sud Tirol, lei come in questa, con facciamo vita ci fosse ancora dopo allenatore, chi avrebbe visto, insomma, favorito in questa lotta di off? Ma guarda, il favorito è la squadra che si classifica seconda, per tanti motivi che stavate esternando anche voi, perché la matematica è importante. Però non sempre la favorita, qui ci sono dei valori che vi stavo dicendo prima. Se pensiamo ancora di essere i più forti e non di dimostrarlo sul campo, abbiamo già perso. Siamo qua a fare aria fritta. Alcune volte invece ho vinto i campionati per essere arrivato secondo, dove mi è girata la fortuna di poter pareggiare la partita invece che perderla o cose di questo genere. Siamo stati bravi a farlo, a riagguantare il risultato, e siamo passati anche pareggiando. È chiaro che è più bello vincerle sempre tutte, questo è fuori di dubbio, però non sempre il calcio riserva questi. I playoff sono un'arma a doppio taglio sotto questo aspetto. Se non ci caliamo nella parte di levarci dalla testa che siamo i favoriti e pensiamo sempre di essere i più bravi, i più belli, i più buoni, e non facciamo delle riflessioni tra di noi, è il primo momento che perdiamo tutte le partite o che non raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo prefissato. Pierpaolo Sergio di Noeleggio. Buongiorno mister, benvenuto. Grazie. La domanda è un po' non provocatoria. Ci sono dei giocatori, mi ha detto lei, che possono fare la differenza in un gruppo, in una rosa. Qui a Lecce abbiamo Cevan Tom, questo ragazzo sicuramente ce lo conosce, però sia per mister Letta che per mister Tom ha rappresentato spesso un problema. Come pensa di gestire il ragazzo? Beh, adesso innanzitutto fatemi vedere in che condizioni è, tutte queste cose, come si muove, come gioca, per indirizzarlo anche nei miei schemi di calcio e tattici, prima cosa. Io parto da zero, perché per me sono tutti uguali in questo momento qui, perché io arrivo da zero. Non ho preclusione nei confronti di nessuno, non ho letto un giornale vostro perché leggevo quelli locali o di conseguenza nei riflessi delle partite che giocavate. Di quello che è successo qui a Lecce io non so niente, me ne stanno raccontando un pochino adesso, me le state raccontando voi. Se c'è qualche giocatore infortunato, se c'è qualche giocatore fuori condizione, se c'è qualche giocatore che non vuole starci volentieri, che non vive questa realtà dando il meglio di se stesso, è chiaro che saranno delle conclusioni da quale trarre. Se qui tutti non sposano, non vengono in campo pensando ai colori sociali,
è chiaro che c'è parte penalizzato nei confronti di altri, al di là della bravura, che poi naturalmente, perché io voglio tirar fuori oltre alla bravura anche la determinazione, la cattiveria agonistica e tutte queste cose che fanno del calcio lo sport più bello che c'è, perché non è che vince sempre quello che è più bravo a palleggiare, se c'è quell'altro che gli porta via la palla può palleggiare l'aria. E scusami, mi sono confuso un po' nella domanda. C'è Vanton, è chiaro che come altri giocatori importanti qua sono da prendere in grande considerazione, ma come io tengo in grande considerazione tutti. Da ragazzino del 94, se mi dà la sensazione di poter essere più a disposizione, a quello che possono raccontarmi gli altri tutto quello che vogliono, ma io se vedo sul campo poi che mi fa tutto quello che io dico, che va nel fuoco per me o che mi sembra giusto. Abbiamo 4 partite, speriamo di averne 4, per l'amor di Dio. Io mi auguro che questo possa succedere e di essere alla fine poi qua a gioire insieme a voi. Io voglio gente che va in campo adesso a sputar sangue. Questa è la base, perché se no non siamo neanche qui a rimaneva il mister di prima, andiamo avanti a tarare luce e vino tutti. E cioè, se sono venuto qua io non è per fare una passeggiata. Mi hanno chiamato che stavo andando a ritirare i nipotini dall'asilo, sono lasciato su tutto, è che sono venuto qui. Nipotini a portare a casa. Nipotini a casa. È stata la mattina dopo venirne via, che vabbè, naturalmente quando sei da un annetto a casa, sai. Però è chiaro che questa voglia qua di poter regalare a voi qualcosa di importante, ma perché me lo regalerei anch'io, no? A me tante volte me l'hanno portato via, questa soddisfazione. Di mano. Facendo 77, 78, 67, 69 punti. E poi ti dicono, guarda che... Perciò capisco mister Toma o... Altri li hanno falliti poi ugualmente, perché la squadra era a mia immagine e somiglianza. Vico Malorgio del Corriere dello Sport. Salve, benvenuto tra noi e mi auguro che resti, perché questo potrebbe significare che è stato raggiunto qualche obiettivo, insomma. Certamente. Importante, quindi. Anche se... creato qualche problema a suo figlio, a sua figlia. No, vabbè, non andare più. Aspettavano solo quello, perché mi vedevano come un cane in gabbia, un leone in gabbia, non un cane nel recinto. Senta mister, lei ha detto partiremo a zero, azzereremo la situazione, partiremo da zero. No, a zero no, cioè no. Spieghiamo una cosa. Non è che una squadra arriva seconda, erba un fascio, buttiamo via tutto, no. Non è così, C'è una squadra seconda, pregi e difetti, una squadra che magari era avanti 5-6 punti, perché sono riflessioni da fare, mi scusi se l'ho interrotta, riflessioni da fare, però non è che si parta a tabula rasa, nei miei confronti, perché non ho mai allenato nessuno di questi, per me sono tutti dei ragazzi da scoprire, e in poco tempo. Perfetto, però siccome ci sono dei giocatori molto esperti, i senatori di qualità, farà affidamento anche su questi elementi per cercare di recuperare sul piano psicologico la... E soprattutto devono essere loro. Partirà da questi. Di solito danno la fascia... Io ho fatto per tanti anni il capitano nelle squadre che giocavo, anche se ero giovane, perché per me c'era l'allenamento che era l'allenamento. Alla sera bisognava mangiare la pasta in bianco, si mangiava la pasta in bianco. Alla sera c'era l'orario alle 11 da rientrare, si rientrava alle 11. Se non ci rientravano i compagni, l'allenamento dopo li tiravo per le orecchie e io facevo il capitano. Anche se avevo 21 anni, 22, nelle squadre che allenavo. Il capitano deve essere questo. Se c'è qualcosa che non va, prendi per le orecchie qualcuno. O se non lo prendi interposta persona, glieli fai capire. Il gruppo, il capitano, lo spogliatoio sono questo. L'obiettivo va centrato con queste persone, anche, che danno tutto per la maglia per la quale giocano. E qui li avete, non è che non li avete. Se da qua da tanti anni li avete identificati nei capitani, Cevantone è ritornato qua e mi sembra ha uno stipendio che pochi giocatori professionistici bravi come lui si ridimensionano. Giusto? Se Giacomazzi, quanti anni è che è qua? L'avete identificato e l'hanno identificato tutti nel giocatore più rappresentativo, lo deve essere. E questi sono giocatori importanti per lo spogliatoio. Importanti per me. Perché mi possono permettere nel più breve tempo possibile di capire la squadra. Di capire cosa c'è e cosa non va.
ho poco tempo per poterlo fare, e loro devono essere bravi nella comunicazione, nell'andare in campo in una certa maniera, nell'essere d'esempio, nel. Che non tanto, tante volte non è il leader il giocatore più bravo, il leader è il giocatore più umile che durante gli allenamenti incita tutti i compagni a non mollare mai, nel contesto della partita, che non si abbatte mai, che prova e riprova e riprova. A Coverciano, ma io confermo quello che il leader è la persona che prova, riprova e riprova a fare le cose anche sbagliandole, diventando il leader, diventando l'esempio in funzione di quello che sono le sue capacità e le prospettive di chi gli sta sopra. Non il leader è uno improvvisato messo lì, ah, quello lì è il leader della squadra. Il leader della squadra è quello che fa, quello che gli dice l'allenatore. L'allenatore è il leader se segue e sposa completamente le aspettative della società. Il dirigente è il leader nel momento nel quale capisce i giornalisti, capisce l'opinione pubblica e sminuzza tutte le cose e non le fa filtrare all'allenatore. Questi sono i leader. È chiaro che più leader è in campo, più sei avvantaggiato dall'allenatore. E i leader ci sono qua, devono tirarlo fuori adesso di esserlo, però non a chiacchiere, perché le chiacchiere se le porta il vento dalle mie parti anche da voi, e qui ce n'è, mi ha detto di dentro. Le parole qui basta, ne abbiamo fatte anche tante oggi, perché adesso mi sentite così, ma poi io comincio a fare gli allenamenti, poi non ce n'è più per nessuno. Perciò chiamate poi lui, non chiamate più me, e chi ha la formazione, che modulo fai, che modulo qui, che modulo là, che modulo lì. Perché se poi veniste a vedere gli allenamenti tante volte, scusatemi se vi interrompo su una cosa, per me è molto importante, perché tante volte è importante che i giornalisti vengano e vedano gli allenamenti alle volte? Quando ci è permesso. Ma che, quando vediamo, se fatti bravi si può fare anche tutto nella vita. Perché vi rendete conto perché un allenatore non fa giocare uno? Perché vi rendete conto, perché se tu gli ripeti 5 volte, io avevo un giocatore che gli dicevo, non si fanno mai i nomi, per favore mi fai questa giocata, vai a destra e ti metti così col corpo, e tutte le volte prendeva la palla e andava dalla parte opposta. Sono arrivato a un certo punto che gli ho messo un laccio alla mano, questa è la destra, e vedete perché tante volte magari su certe situazioni uno, ma perché è bravissimo, è fortissimo, è così. Se non riesce a capire 3 cose calcistiche, dopo può essere fortissimo uno. Se continui a dirgli non dribblare, non dribblare che perdi la palla, non dribblare che perdi la palla, non fare il passaggio in linea, non fare il passaggio in linea, continua a farlo, ti stanchi e dici gioca il ragazzino, o gioca quello che magari non è nel suo ruolo, o tante altre cose. Però dopo non è che le criticate, perché le vedete. E non è che penso che gli allenatori che c'erano qua prima sono tutti ce ne siamo talmente tanti di allenatori in Italia, continuano a sfornarne 60, 70, 80 tutti gli anni. Faccio un po' scritto, mister, se mi consente, proprio perché lei, l'augurio che lei rimanga, perché se non altro crea una taglia simpatia. Si chiama pure Elio, si chiama da lui. Ah, oh, orca. Perciò lei sarà penalizzato. Chiedere uno che chiama le cose con nome e cognome, quindi deve partire con molta franchezza, no? Si lascia scappare. Se state buoni, sta veramente, perché c'è un antecedente. Se siete bravi. Venne un tecnico, ma disse, forza, la sette aperte. Poi è stato qui dopo, con il giornale pubblicato, di un episodio in campo, secondo lui, per quello che è stato, ed è scattato subito perché funziona la presaglia, porte chiuse per 2 mesi. In quel se vi comportate bene è legato a una sorta di sarebbe. No, adesso pensiamo una cosa, io parto dal presupposto che come nella vita di tutti i giorni, giocando al calcio, ci sta di prendere un calcio e di darlo. Ci sta di mandare a fanbagno il compagno se non ti dà la palla. Questa è una cosa normale che succede nel calcio e succede anche la domenica. Le cose che succedono in campo, è chiaro, io non è che le faccio trasferire o cose di questo genere, non dico fare i bravi, perché se uno dà un pugno a uno, aspetto di reazione, tutti lo devono sapere che ha dato un pugno a uno in faccia, perché potrebbe farlo anche in partita.
e non è giusto che lui si comporti così, perché poi in campo ci vuole correttezza, ci vuole rispetto dell'avversario e rispetto dei compagni, perché se non c'è rispetto è come nella vita normale, uno tira fuori un coltello, dà una coltellata a uno, sembra che sia una cosa normale, non è così, ma l'ho preso di striscio, no, non è così, è il gesto che diventa deprecabile. Io se vi faccio venire per vedere le cose, certo, che devono essere viste, se voi partecipate con attenzione, se vi piace, che non deve essere poi una critica esagerata, se magari voi vi aspettate di vedere certe cose da parte di qualcuno o meno. No, è il vedere, rendersi conto, ma guarda, vedi, magari il mister ha fatto questa esercitazione qui, il mister fa giocare quell'altro, poi là, poi la domenica non se lo ritrova, o se lo ritrova, o... No, però... Venire, penso che siate dei tifosi, no? È bello venire a vedere gli allenamenti per vedere i ragazzi che giocano, per vedere i ragazzi che si impegnano, per vedere i ragazzi che fanno qualcosa, per vedere anche negli sbagli la maturazione che qualche giocatore può più o meno avere e la possibilità di qualcuno di crescita. Perché giocare con i giocatori bravi si cresce a livello di ragazzi. Cioè non pensate tante volte, avere dei compagni di squadra bravi tecnicamente o tatticamente è una crescita per tutti gli altri. È una crescita per tutti noi, anche per me da allenatore, perché quando ho dei calciatori bravi, cioè bastano due cose da dire e già risolto il problema, sono loro in campo che poi quelli bravi, le stesse cose che tu allenatore gli hai detto in allenamento, i compagni gliele dicono. Non c'è bisogno sempre di ripeterle, sempre di ripetere. Cioè non è che l'allenatore più bravo è quello che sbraita tutta la partita, vuol dire che non ha preparato bene niente durante la settimana, è sbraitare sempre. Cioè entro in campo, prendo per il collo, cioè io sono deciso e determinato, cioè non è che sono qua che mi vedete così, che sono buono, delicato e tutto. Se devo dire qualcosa a qualcuno, chiamo dentro lo spogliatoio e dico, te senti una cosa un attimo, o cambia atteggiamento. Non è che ho bisogno di farlo vedere davanti a tutti o di prenderlo per il collo in partita. Io ho fatto il calciatore per tanti anni. La cosa più brutta per un calciatore è non farlo giocare. Penso che sia la punizione più grossa per un calciatore che ha delle aspettative di giocare e di non farlo giocare. Perciò penso che tutti ci tengano a questo sport, a questo lavoro, sia per la carriera che devono fare, perché tanti di questi sono giovani, sia nell'esempio che devono dare. Questi nostri giocatori, questo devono fare adesso. I più anziani di essere d'esempio, i più giovani devono mordere il freno e dimostrare che sono parte integrante della società e della squadra, lottando in allenamento e rispettando quelle che sono le aspettative loro di crescita fisica, mentale e tattica. Mister, una battuta, e poi andiamo anche perché inizio l'allenamento adesso. Allora, una battuta sì o no? Finora ha visto Lecce così, senza pensare a Lecce. Sì. Ma una battuta di 30 secondi. È vicino o no alle sue idee tattiche, penso Lecce che ha visto fino ad ora? Beh, in alcuni giocatori sì, in altri un pochino meno, dovrò riadattarli. Scusate, Mario. Avete poi la fortuna di conoscere il mio, che è di una disponibilità incredibile, vieni Marco. Marco Mariotti è con me da tanti anni ormai, è il mio, cioè io dico le cose... Quelle che lui trasferisce sul campo per accorciare i tempi sono le stesse che fa da tanto tempo con me. Lui è quello che mi leva una parte di lavoro, visto che adesso dobbiamo accelerare anche le cose. È un esperto di tattica difensiva nel reparto difensivo, l'ha sempre fatto con grande applicazione, con grande intensità. Trasferisce tutti i concetti calcistici che ho io, mi dimezza i tempi di allenamento, visto che io curo altre aspettative dal centrocampo attacco in altra maniera, dimezziamo i tempi di lavoro quando si decide di fare l'atteggiamento tattico ed è un grande collaboratore per me. Ve lo presento perché quando vedete che è con me sul campo è come se fossi io. Le cose che trasferisce lui ai giocatori sono le stesse che dico io. No, è il mio secondo. Rimango con tutti gli altri componenti dello staff. Cioè io volevo portarmi anche il mio staff altro, però uno è andato alla Juventus e non riesco a convincerlo a venire qua. Scherzo. Sicuro, certo. E... chi è alla Juventus?
E io avevo anche il mio preparatore dei portieri, no, naturalmente, però. Juventus, Costantino Corati. A posto?